Buongiorno a tutti, sono Roberto Puddu della Soi Immobiliare di Cagliari. Oggi siamo a Dolianova e quella che vi sto presentando è una villetta indipendente, una villetta a schiera su due livelli di tipologia quadrivano. Siamo a due passi dal centro di Dolianova in una nuova lottizzazione e siamo all'interno del cortile anteriore, tenendo presente che questa villetta ha sia un cortile anteriore che questo che vi sto mostrando adesso, che è un cortile posteriore che vedremo più tardi. Innanzitutto vi faccio notare come il cortile è ben curato, abbiamo il classico albero di agrumi e da questa parte un attimino qualcosa di un pochettino un po' più esotico. Dall'interno del cortile entriamo appunto in questo loggiato dove si affaccia una finestra a tre aperture e la finestra del soggiorno. Da questa parte il portoncino blindato d'ingresso ci conduce all'interno dell'immobile. L'immobile è una predisposizione per quanto riguarda appunto l'allarme e entriamo direttamente sul soggiorno. Entrate con me, chiudo e quello che vedete è l'ampio soggiorno, la vetrata di cui vi parlavo. L'immobile è completamente condizionato, termocondizionato in ogni ambiente. Il condizionatore infatti sta sia nel soggiorno su nelle camere ed è riscaldato, come potete vedere lì in fondo, da una stufa pellet. Il soggiorno è abbastanza ampio. La particolarità di questo immobile è che da questa parte abbiamo le scale che conducono su alla zona notte, che vi faremo vedere più tardi, e lungo tutta questa ampiezza del soggiorno abbiamo le due aperture che ci conducono da questa parte al disimpegno col bagno e da questa parte, tramite questa doppia porta scrigno, che ci consente di separare la zona soggiorno dalla zona cucina, ma dovreste cucinare qualcosa insomma di poco profumato oppure di troppo profumato. Riapriamo qua il soggiorno e vi faccio vedere il disimpegno da questa parte con il bagno di servizio. Ok, disimpegno che si sviluppa estremamente compatto e sfrutta la zona sotto le scale per la zona lavanderia. Il bagno è comunque un bagno completo, lavello, WC, bidet e doccia, e da questa parte abbiamo la porta finestra che ci conduce nel cortile posteriore. Cortile posteriore che però vedremo da questa parte una volta visitata la cucina, in quanto sicuramente con porta finestra meglio accessibile la zona posteriore, anche perché la cucina è estremamente abitabile e tutto quello che viene cucinato poi si può eventualmente portare, soprattutto in questo periodo estivo, nella zona posteriore. Zona posteriore che, come vedete, è impreziosita da questo loggiato, da questa pergola che sicuramente genera un bel po' di ombra, specie si voglia consumare un pranzo o una cena con gli amici. A questo punto, cena con gli amici, ci serve qualcosa di fondamentale. Ce l'abbiamo di qua, un barbecue abbastanza ampio da poter contenere un maiale. Quindi un barbecue vero e proprio. Da questa parte chiaramente i muretti che danno sulle altre proprietà. E per il momento da questa parte vi faccio vedere l'uscita porta finestra del bagno che abbiamo visto poc'anzi e un piccolo ripostiglio. Rientriamo sull'immobile e andiamo sulle scale per farvi vedere il primo piano, la zona notte, che è caratterizzata appunto da tre camere da letto, un bagno e doppio balcone da una parte e dall'altra. Entriamo sull'immobile, sempre porta scrigno, soggiorno, e da queste scale impreziosiste con la pietra saliamo su al primo piano. Eccoci dunque al primo piano, come vi dicevo, tre camere, il bagno. Una particolarità del primo piano è che tutto il primo piano è caratterizzato da un tetto a falde con travi a vista. Le vedremo tra poco, ma nel disimpegno quello che vedete qua è un soppalco che funge anche da ripostiglio ad altezza regolamentare con una scala che apre a libro per poter appunto salire su. Uno spazio estremamente utile per il cambio di stagione o come ripostiglio generico. Chiudiamo, in quanto è proprio un ripostiglio, e iniziamo a vedere gli ambienti. Iniziamo da questa parte, vi faccio subito vedere il bagno,
Il bagno è leggermente più largo di quello appunto del piano di sotto, bagno comunque completo con vasca questa volta. Abbiamo la finestra alla fine che dà chiaramente sul balcone, che vedremo subito dopo. WC, bidet e lavello. Da questa parte la camera matrimoniale, come vi dicevo, le travi che sono già una bella particolarità. La possibilità di sfruttare tutta la zona sopra le scale, sovrascale, per poter posizionare un armadio a muro. Lunghezza di armadio 4 stagioni, e da questa parte il balcone che corre lungo tutto l'immobile, prendendo chiaramente l'uscita sia della camera matrimoniale che del bagno. Lo vediamo. E questo è il balcone. Rientriamo sull'immobile per andare a vedere le due camerette abitate dai bambini. Attualmente abitate da un maschietto e la femminuccia, iniziamo. Sono di parte della cameretta dei maschietti, di disposizione lunga con alla fine porta finestra sia nella camera del maschietto sia nella camera della femminuccia, un balcone gemello che si affaccia sul giardino anteriore. Ok, gemello a quello che abbiamo visto in precedenza. Da questa parte l'altra cameretta ha una disposizione leggermente diversa, questa cameretta è un attimino più grande dell'altra. Ok? Sempre con portafinestra che dà sul balcone. Ritorniamo adesso al piano di sotto per rielencare le caratteristiche principali e per i saluti. Dal disimpegno, nuovamente giù per le scale. Sotto, vi ricordo che abbiamo visitato una villetta, nuova opportunità appena messa in vendita. Siamo nel comune di Dolianova. È una villetta schiera, una biliveli con un giardino fronte e retro. Un soggiorno ampio, come potete vedere, e una cucina abitabile. Tre camere da letto al piano di sopra, un bagno giù e un bagno su. Ora, da questo grande divano, che non immaginate quanto sia comodo, posso prendere finalmente il telecomando di Sky e guardarmi la mia trasmissione preferita Discovery, dicendo che io sono Roberto Cuttu della Soim Immobiliare di Cagliari. A voi tutti buoni acquisti immobiliari, ma soprattutto seguitemi nelle nostre pagine professionali. Sono Roberto Cuttu, agente immobiliare, sia Facebook che YouTube o sul nostro sito www.soim.com. Ciao!